Allora auguri a tutti che stiamo facendo insieme. Allora, vediamo la votazione su questo punto. Chi è contrario, chi si astiene, chi è favorevole? Quindi all'unanimità l'abbiamo insediato. Si è tenuta questo pomeriggio nell'aula consiliare del complesso monumentale di Santa Maria la Nova la seduta di insediamento del nuovo Consiglio Metropolitano di Napoli, così come uscito dalle elezioni dello scorso 13 marzo. Come primo atto l'Assemblea ha preso atto infatti con voto unanime dell'esito favorevole della condizione di tutti gli eletti. Il voto in città metropolitana ha decretato l'elezione di 7 consiglieri per la lista Napoli Metropolitana: Dionigi Gaudioso, Ilaria Bagnale, Antonio Caiazzo, Sergio Colella, Felice Sorrentino, Giuseppe Sommese e Rosario Andreozzi, e 7 per la lista Progressisti e Riformisti: Giuseppe Cirillo, Carmine Lo Sapio, Antonio Sabino, Giuseppe Bencivenga, Marco Del Prete, Luciano Borrelli e Giuseppe Tito. 3 consiglieri per territori in movimento: Salvatore Cioffi, Salvatore Flocco e Salvatore Pezzella, e 2 per Forza Italia: Massimo Pelliccia e Salvatore Guangi, il consigliere di Fratelli d'Italia Giuseppe Nocerino, quello di Grande Napoli Luigi Grimaldi, mentre Vincenzo Cirillo è stato eletto con Progresso e Legalità, Domenico Esposito Alaia con la Lega e Domenico Marrazzo con i Territori in Azione. Dei 24 eletti, 5 sono consiglieri al Comune di Napoli, 9 sono i sindaci e 10 i consiglieri che provengono dai comuni dell'area metropolitana. Il sindaco Gaetano Manfredi ha sottolineato l'importanza dell'ente di Piazza Matteotti e del suo ruolo in relazione alla capacità di spesa delle ingenti risorse messe a disposizione dal PNRR e dai fondi di coesione. La città metropolitana è un organo importante perché è un organo di programmazione, pensiamo alle competenze che ha in materia urbanistica, ma anche di gestione, perché tocca materie fondamentali, pensiamo alle strade, alle scuole, alla rigenerazione urbana, quindi al turismo, quindi indubbiamente la città metropolitana avrà un ruolo molto importante nella politica dei prossimi anni, quindi io cercherò di dare questo ruolo anche in relazione a quelli che sono gli investimenti previsti al PNRR, quindi ci sarà molto da lavorare. Noi già abbiamo insomma un po' sperimentato le cose da fare sui progetti per la trasformazione urbana che abbiamo candidato con importi molto molto importanti che hanno toccato tantissimi comuni dell'area metropolitana, quindi un ente fondamentale per il futuro della nostra città e della nostra area metropolitana. Noi oggi dobbiamo essere in grado di fare buoni progetti, di intercettare risorse. Ieri c'è stato un finanziamento enorme per la nuova linea 10, che è una linea metropolitana ma che diciamo che parte da Napoli ma attraversa un pezzo importante della città metropolitana, quindi più di 1 miliardo. Chiaro che ci vuole una capacità progettuale, ci vuole una capacità di riuscire poi a negoziare i tavoli giusti per i finanziamenti che servono alla nostra area metropolitana, poi bisogna avere anche la capacità di spendere in maniera efficace e anche trasparente, quindi dobbiamo seguire con grande attenzione tutto questo percorso, come ha ricordato anche il Presidente Draghi. Il sindaco ha anche tracciato le linee del rapporto tra le forze politiche presenti in Consiglio e degli assetti futuri. Abbiamo cominciato a fare un primo discorso solamente dal punto di vista organizzativo, perché io ci tengo molto che ci sia, una città metropolitana partecipata, che dove ci sia pari dignità a tutti i comuni, indipendentemente da chi si siano rappresentati o meno, da chi siano rappresentati nell'ambito del Consiglio metropolitano, e su questo mi impegno. È ovvio, poi ci dobbiamo anche organizzare. Nella scorsa legislatura non sono state mai costituite le commissioni, cioè un organismo che vuole funzionare deve funzionare, quindi ci vogliono le commissioni, ci vuole un lavoro istruttorio, dobbiamo lavorare con impegno. Adesso nei prossimi giorni invece lavoreremo un po' più sull'assetto organizzativo, anche sulle deleghe, sul vice sindaco. Questo insomma lo faremo nei prossimi giorni, anche confrontandoci insomma ovviamente con gli eletti e con le forze politiche. Io non ho parlato di opposizione, ho parlato di una maggioranza e di una minoranza.
chiaramente per me i cittadini dell'area metropolitana sono tutti uguali e debbono avere pari diritti e pari opportunità. Parleremo come sempre ho fatto con tutti i sindaci, quindi troveremo le soluzioni migliori per dare una prospettiva alla città metropolitana. Il mio unico interesse è governare bene l'interesse dei cittadini, tutto il resto è funzionale a questo.